Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Stessa spiaggia, stesso mare, Matteo Salvini torna al Papete Beach un anno dopo. E quindi torna nella stessa spiaggia, diventata la spiaggia e lo stabilimento balneare più famoso d'Italia. Ha incrementato vertiginosamente il suo fatturato, è sempre tutto esaurito, i dipendenti sono aumentati anche. Quelli e quindi torna nello stesso stabilimento balneare che fu la polemica dell'agosto passato. Forse un déjà vu, forse Matteo Salvini dal Papete vedrà cadere nuovamente il governo, forse ancora per mano sua o forse per mano di qualcun altro, chi lo sa. Staremo a vedere, ma quest'anno niente balli perché sono vietati dalle norme per la crisi sanitaria. Quindi vacanza tranquilla con la figlia. Quindi tornato a Milano Marittima, Salvini, dove lo scorso anno si scatenava in console, aveva fatto anche il DJ, aveva ballato con le cubiste. Aveva bevuto Mojito e si erano scatenate forti proprio polemiche perché secondo molti un capo politico non può andare al mare e soprattutto in costume, come diceva la Lilli Gruber, ma lei andrà ancora in mutande al Papete il prossimo anno? E lui dice, ma realmente in spiaggia si va con il costume. Immaginatevi andare come nei primi del Novecento in spiaggia in giacca e cravatta. Ecco, provate voi, immaginatevi di mettervi la maglietta, la camicia, la cravatta e la giacca per andare in spiaggia, no? Sareste proprio fuori dal tempo, perché se guardate qualche figura in bianco e nero, i politici degli anni 50, 60, andavano in spiaggia vestiti come se erano in Parlamento o in Senato. Ovviamente i tempi sono cambiati e tutti i politici vanno al mare in costume come tutti gli altri. Quindi il vestito che fa il monaco sempre e comunque in spiaggia, il vestito è un altro, è il costume da bagno, ma i detrattori del capo della Lega adesso troveranno anche da ridire su questo sicuramente. Ovviamente ritornerà in auge Papete di qui, Papete di là, ma l'unica cosa che stanno provocando è la fortuna dei gestori di questo stabilimento balneare romagnolo. E così qualche curiosità in più. Il Massimo Casanova è il proprietario del Papete Beach, che in un'intervista al Corriere della Sera dice: Matteo Salvini è un amico, ma non dice una parola di più. Dopo il boom mediatico della scorsa estate, poi diventato anche europarlamentare della Lega, proprio perché Salvini lo aveva voluto in lista alle ultime elezioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.